Dobro aiuto amici! Siamo Andrea e Lara, bentornati sul nostro canale. E oggi vi portiamo insieme a noi a vedere la Slovenia. Il nostro road trip in Slovenia abbiamo deciso di iniziarlo proprio in uno dei posti più famosi di questo paese, ovvero il lago di Bled. Un tempo, dove ora sorge il lago di Bled, c'era una valle erbosa con una montagnola al centro intorno alla quale di notte le fate danzavano. Le fate chiesero ai pastori di recintare l'area e non far pascolare i loro greggi, così da avere sempre erba morbida dove danzare, ma non gli diedero ascolto. Così le fate arrabbiate chiamarono a sé tutti i torrenti che allagarono l'area, formando un lago e al cui centro spiccava una montagnola. È così che è nato l'odierno lago di Bled. Com'è? È un po' freddina, però dai, il bagnetto ci starebbe quasi quasi. Ora ci stiamo dirigendo verso il castello che sovrasta il lago. Arriviamo noi e il sentiero principale è chiuso, però stanno facendo una gara a piedi e abbiamo chiesto se si può salire dall'altra parte con 10 minuti in più. Non sempre un comodo sentiero. Ragazzi, non si può venire a Bled senza assaggiare la creme snita, il dolce tipico del paese. Bomba calorica. Sì, la mia nutrizione si è contenta. Questo lago è di origine glaciale e la sua profondità massima è di 30 metri. C'è la possibilità di noleggiare una barca a remi per andare a raggiungere l'isola in centro con il caratteristico campanile e la chiesa. A 4 km dal centro di Bled si trova la gola di Vintgar, profonda ben 250 metri e lunga circa 1,5 km. Speriamo ne valga la pena, perché costa 10 euro il parcheggio e altri 10 euro a testa per l'ingresso alla gola. Boh, vediamo com'è. Bene, le gole le abbiamo finite, alla fine si trova un bel baretto e per ritornare alla macchina c'è da seguire un sentiero per un'oretta circa. Il contesto è meraviglioso, molto suggestivo, però 10 euro per l'entrata sono un po' troppi, però poi ognuno faccia le proprie considerazioni. Alla fine il sentiero non dura tanto, si arriva ben presto alle prime case e si passeggia per questo bellissimo posto. E il giro del paese serviva per fare pubblicità al paese, probabilmente, perché abbiamo fatto il giro tondo e siamo rientrati ancora in un altro sentiero che questa volta ci porta sopra le gole. Guardate laggiù dove siamo passati prima. Abbiamo passato tutta la giornata nei dintorni del lago di Bled e adesso ci stiamo dirigendo verso Ljubljana, la capitale della Slovenia, dove alloggeremo in un ostello per un paio di notti. Siamo arrivati in centro Ljubljana, siamo passati prima in ostello a lavarci e a fare il check-in. Ora andiamo a berci qualcosa e ad assaggiare qualcosa di tipico. Non abbiamo trovato posto nessuna parte, siamo venuti qui. Lara ha preso una pizza con i salamino e cose piccanti e io ho preso le alette di pollo piccanti con le patatine fritte e la salsa barbecue. Oh, abbiamo una fame mondiale. E c'è il Vez qua che è a spolpo. Qui in Slovenia hanno anche MTV. The next morning. Secondo giorno di viaggio, adesso siamo in centro Ljubljana e vi portiamo con noi a fare colazione. Cappuccino.
tè e adesso aspettiamo il pezzo forte. Le torte! Questo è uno dei punti di maggiore interesse della città di Lubiana, ovvero il triplo ponte, un ponte costituito da tre ponti che collega la parte medievale con la città moderna e sovrasta il fiume Lubianica. Troviamo al mercato centrale di Lubiana e come potete vedere è chiuso perché è domenica. Qui ogni fontana pubblica ha anche la ciotolina per dare da bere ai cani. Un altro ponte da vedere è il ponte di Draghi e non serve dire perché si chiama così. Diciamo che sotto il ponte è abbastanza EDS la cosa. Christiania sta a Copenaghen come Metelkovas a Lubiana. La storia di questo quartiere inizia nel 1993, quando un gruppo di volontari ha occupato l'area, impedendone la demolizione. Gli edifici delle ex caserme sono ora sede di festival, mostre artistiche e concerti con musica di ogni genere. Una delle cose che più colpisce appena si entra a Metelkova è sicuramente la sua colorata e stravagante street art. Castello per il sentiero a piedi, così anche oggi facciamo un po' il dislivello, però per i più pigri c'è la funicolare che vi porta direttamente all'entrata. Alle mie spalle c'è uno dei simboli della città di Lubiana, ovvero sul castello, e da qua si può ammirare una bellissima vista dall'alto. A partire dagli anni 60 venne ricostruito e dagli anni 90 invece è sede di vari eventi culturali. Tra una cosa e l'altra, ormai è l'una e io direi di andare a mangiare che sto morendo di fame. Due tapas giusto per tirar sera. Siamo arrivati al messicano per sbaglio perché Lara voleva sedersi qui perché ha visto i tavolini carini. Dopo pranzo siamo venuti a rilassarci in questo splendido parco, il Giardino dei Tivoli, uno degli spazi verdi più grandi della città di Lubiana. Abbiamo ascoltato il consiglio di Lara. Non io. Siamo in questo locale dove ci sono i quadri inquietanti. L'aperitivo l'abbiamo fatto e adesso andiamo a mangiare in un ristorantino che deve essere la fine del mondo perché c'era la fila ieri sera e anche oggi a pranzo c'era una fila immensa. Quindi abbiamo chiesto, non si può prenotare, però ha detto di venire prima delle 7, quindi speriamo che sia la volta buona. Ciak, motore, azione! Io ho preso dei goulash, invece Andrea ha preso la tipica lubianska. È un po' diversa dall'ultima che ho mangiato nei dintorni di Gorizia, ma sembra appetitosissima. Buon appetito! Bene amici, siamo arrivati in ostello, ormai qua tutti quanti dormono, allora vi auguro una buona notte e ci vediamo domani. Buongiorno amici, scusate la faccia ma questa notte in ostello la gente è russata di brutto. Questa mattina dovevamo andare a vedere i laghi di Plitvice in Croazia, ma visto che hanno dato brutto tempo ci tiriamo verso casa, ma prima andiamo a vedere le grotte di Postumia. Ah.
arrivati al parcheggio delle grotte, che costa 6 euro. Non che costi poco anche entrare alle grotte, costa circa 29-30 euro a testa. Biglietti presi e adesso andiamo a fare la fila per entrare. Le grotte di Postumia sono davvero un luogo unico al mondo, da non perdere durante un viaggio in Slovenia. Sono un complesso carsico e ad oggi sono state scoperte 24 km di gallerie e contano oltre 40 milioni di visitatori da tutto il mondo. All'interno delle grotte si possono trovare stalagmiti di oltre 500.000 anni e dei cuccioli di drago, i protei, degli anfibi primordiali con organi di senso altamente sviluppati che vivono prevalentemente nella zona del Carso. Beh, le grotte sono bellissime e meritano sicuramente una visita se siete a queste parti, ed è anche un ottimo salvagiornata per le giornate incerte perché dentro non piove. Si è fatta ora di pranzo e ora cerchiamo una trattoria dove andare a mangiare qualcosa di tipico per l'ultima volta prima di casa. Lara, sei felice? Sì. Lubianska per Lara e la porchetta per me. Mi ha preso anche le verdure. Non sgrassare le verdure. Buon appetito! Il pranzo unto l'abbiamo fatto. Infatti quando siamo entrati nel locale sembrava di essere in una friggitrice e postiamo un sacco di lubianska, di fritto. Quando arriviamo a casa buttiamo tutto in lavatrice. Direi che possiamo concludere qui il video. Da qui abbiamo 3 ore di macchina per arrivare a casa. Niente, ci siamo divertiti tanto. È stato bellissimo, peccato per il tempo, però vabbè. Sarà per la prossima. Se il video vi è piaciuto mettete un like, un commento ed iscrivetevi al canale. E ci vediamo domenica prossima con un nuovo video. Ciao ciao! Ciao.